gol e in questo momento le partite chi sblocca riesce a portare a casa il risultato. Noi abbiamo creato tantissime situazioni e non siamo riusciti a fare gol. E loro alla prima occasione sono stati bravi e poi ci siamo fatti trovare impreparati sulla ripartenza, hanno fatto il 2-0. Però la squadra ha lottato, non gli posso dire niente, manca la precisione sotto porta. Abbiamo tirato in porta 21 volte senza riuscire mai a fare gol. Questo è un nostro difetto che cercherò di migliorarlo. La squadra ormai ha raggiunto la sua identità. È chiaro che questi alti e bassi li devi mettere un po' in preventivo perché non puoi raggiungere la perfezione in 20 giorni. Però oggi non mi aspettavo tutte queste grandi occasioni e non riuscire a fare gol. L'unica cosa che posso rimproverare alla squadra è questa, l'impegno c'è stato, sono stati in partita fino alla fine, adesso ci rimbocchiamo le maniche, quello che di buono avevamo fatto nelle prime due partite ce lo siamo bruciati in queste due. L'altura giusta dopo mezz'ora avevo capito che loro dietro le spalle due mediane si creava un buco e siamo stati bravi a trovarlo perché poi le occasioni le abbiamo trovate, nell'1-2 con le punte in verticale, Gaetano due volte, Parigini. Poi alla prima ripartenza ancora non siamo stati bravi a chiudere il secondo palo e loro hanno fatto gol. Quindi diciamo, la partita si è complicata in un modo incredibile. Però abbiamo avuto subito le occasioni per riaprirla. Io avevo detto se facciamo il primo possiamo riaprirla. Solo che non siamo stati bravi. Questo è un difetto che dobbiamo subito toglierci. Sapevamo che era una salita difficile, noi siamo pronti, la squadra ha capito il momento, tutto quello di buono che avevamo fatto ce lo siamo, diciamo, un po' bruciato. Sappiamo che dobbiamo salvarci, ancora la situazione, diciamo, è tranquilla. Adesso ci sono ancora più squadre, ancora che lotteranno ancora di più. La lotta si fa dura, ma noi siamo pronti, la squadra l'ha capito. Dispiace perché oggi la prestazione non meritava una sconfitta così sonora. Sì, diciamo che stravolgere subito la situazione non era facile perché cambiare i due sistemi di gioco che noi abbiamo provato dopo mezz'ora voleva dire non dare certezza ai giocatori. Poi quando ho visto che sono andati in difficoltà, abbiamo trovato la quadratura, abbiamo preso quel gol lì che ci ha un po' tagliato le gambe, però ho detto alla squadra di rimanere in partita e tutto sommato aveva avuto l'occasione di pareggiare anche il primo tempo. Vedo la traversa, colpo di testa subito dopo, Parigini che ha avuto due palle, Balzania. È chiaro che ci è mancata la cattiveria sotto porta, che questo è un po' il nostro difetto nelle ultime partite, quello che invece non era capitato ad Ascoli, che con tre o quattro situazioni eravamo riusciti a fare tre gol. Era già successo con il Benevento e si è verificato oggi. Evidentemente dobbiamo essere più bravi a capire le situazioni, a essere più cattivi sotto porta, a non concedere ripartenze come l'abbiamo concesso nel secondo gol. Però la squadra ha capito che dobbiamo lottare fino alla fine, siamo in bagarre come tutte le altre, noi abbiamo delle qualità importanti, l'abbiamo dimostrato anche in un momento di difficoltà estrema 2-0, siamo stati in partita, abbiamo avuto l'occasione per riaprirla. Sono quelle partite che tu giochi un anno e non riesci mai a fare gol. Speriamo che sia stata questa l'ultima. La posta in palio era alta, evidentemente ci ha un po' attanagliato nei primi 25 minuti, ci ha attanagliato, diciamo, la concentrazione e abbiamo fatto fatica a entrare in partita. E loro sono venuti un po' più spregiudicati. Poi avevamo trovato la quadratura giusta e dopo abbiamo preso questo gol inaspettato perché il nostro portiere oggi è stato veramente inoperoso. E lì dopo si è complicato perché si sono aperti un po' gli spazi, però nonostante tutto. Ho detto le situazioni potevano essere favorevoli perché a fine primo tempo tre occasioni per pareggiare le avevamo avute. Secondo tempo, appena rientri in campo, hai una ripartenza che non ti aspetti, perdi 2-0 e poteva fossarci. Invece, tutto sommato, siamo stati in partita. Sono quelle partite dove non riesci mai a fare gol anche se giochi tanto tempo. Speriamo che sia l'ultima questa. Non era facile trovare spazi perché loro si difendevano a 5, però le volte che ci siamo centrati abbiamo trovato la giocata. Oggi non era facile perché loro si chiudevano bene e ripartivano. L'avevamo preparata così, evidentemente la tensione ci ha attanagliato le gambe. Dobbiamo essere più bravi a capire che ormai tutte le partite hanno una posta in palio veramente importante. Ha avuto tre occasioni per fare gol, ha trovato delle giocate importanti. È chiaro che è un giocatore di quella qualità, quando ti arrivi due volte avanti alla porta ti speri che faccia gol. Ha fatto una buona partita, è chiaro che ci saranno delle partite dove puoi riproporlo. E in
questo momento dobbiamo essere bravi, essere tutti disponibili, perché ci siamo, diciamo, bruciati di buono quello che avevamo fatto. E in questo momento dobbiamo rimboccarci le maniche, ammassare le orecchie e arrivare alla meta che ci siamo prefissati, che è la salvezza prima possibile. Ma però sapevamo che era a tappe, quindi abbiamo scalato una posizione, adesso ci siamo bruciati un'altra e adesso ci sarà tempo per recuperare. Non sono d'accordo, perché sul 2-0 una squadra che non ha carattere non mette tutte quelle situazioni da gol per creare di riaprirla. Quindi non credo. Abbiamo, secondo me, giocato un po' più con timore, ma la squadra ha giocato con carattere. È chiaro che loro sono stati bravi a capitalizzare le due occasioni. Io la squadra sul piano dell'impegno e del carattere non ho niente da rimproverare. L'unica cosa che gli posso dire è che quando hai tante occasioni così devi essere bravo a fare gol. Proviamo i rigori, ci sono tre rigoristi, chi in quel momento si sente in grado è giusto che tiri. I rigori si sbagliano, non sto a penalizzare Ciofani perché ha sbagliato il rigore, chi sbaglia chi lo tira, è troppo facile adesso dire poteva tirare un altro. Non credo che sia quello il motivo della sconfitta, anzi, se lui ce l'ha sentito è giusto. Noi abbiamo detto che proviamo in allenamento, anche ieri abbiamo trovato una serie, c'erano tre rigoristi, uno era uscito, erano rimasti due, se lui si sente di tirare, ben venga, se poi ha sbagliato pazienza, ma nel calcio fa chi sbaglia, chi non fa non sbaglia.